Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, nuovo episodio, il 25esimo della nostra partita con il Clan Morse in Imperi Mortali Total War Warhammer 2. Il timer è partito, stavolta controllato. E dunque, stavo pensando di mettermi una zappa sui piedi e aumentiamo la difficoltà delle battaglie a molto difficile perché, insomma, secondo me va bene così. Finora abbiamo giocato difficile e basta. Ora possiamo cercare di aumentare un po' il prezzo del biglietto. Molto bene. Allora, tu, anche se ti muovi al massimo, vai lì. In quel caso torniamo indietro. Se no, da qua dovremmo riuscire ad arrivare qui. O comunque ci proviamo. E non c'è bisogno di rompere gli zebedei ai nostri vicini e amicissimi, che ci vogliono benissimo. Circa. In realtà ora stanno peggiorando le relazioni, però cerchiamo di tenerle a un livello decente. Allora, costruiamo le mura qui. Costruiamo le mura anche qua. Beh, in realtà dipende cosa voglio fare, perché se li attacco subito. Per ora le facciamo, così abbiamo più possibilità di scelta, dai. Poi vediamo dopo. Questa qua invece rimarrà lì così com'è adesso. Anzi, dovrei mettere qualche struttura come intel incontaminato in questa zona. Ok, ho finito i soldi. Poi, quick. Non arrivi lì dentro, quindi ti muovi ancora di un pochino. E va bene. Poi, allora, ho scoperto che l'Ami è stata conquistata, quindi loro, cioè quelli che io ho detto che hanno solo una città, hanno solo una città, che è questa, e stanno assediando questa qui. Ma solo con una città minore sono in grado di forza 18, cioè è una cosa incredibile. Comunque va bene, non è che mi lamento troppo, cioè almeno, non è che mi lamento, forse mi lamento troppo. Io ho il terrore che non basti. Torna lì dentro. Ah, ho sbagliato. Devo metterti lì dentro in modalità underground. Sarebbe stato decisamente meglio per tutti. Qua mi permette di fare questa cosa. Penso la voglia fare io, però. Sono diminuiti i soldi perché non sto razziando più. Ma va bene. Distruggeremo questi, raderemo solo tutto quanto. Questa è la città principale, quindi ce n'è una qua sotto, il palazzo del Mago Califfo. Va bene. Qua ora sono messo la Bretogna. Non so cosa sarà Bretogna e cosa invece sarà Arabia. Perché un po' sarà Arabia, un po' sarà il regno dei Re dei Sepolcri. Come nuovi DLC, e secondo me mettono anche quello degli Ogre e c'è lo spazio sulla mappa per farlo, quindi secondo me è una possibilità interessante. Sta a vedere come muovono questa nave loro. Eccola lì. Ha preso gli scogli, l'ho visto. Ancora, ancora. Fischia, sarà morta. E infatti continua a soppiedarmi. Ci vuole ovviamente attaccare la nostra città. Solo che così ci sta tenendo davvero in scacco. Perché non posso andare avanti e devo stare indietro. Se potessi andare avanti, li attaccherei senza pietà. Però siamo costretti a riportare il nostro cicciolo qui indietro. Perché sennò ci fottono la città e noi non vogliamo che ciò accada. Va bene così, recuperate la vita. Sarebbe stato forse più intelligente mettervi in modalità imboscata. Ma ormai l'ho fatto. Allora, vediamo un po'. L'ordine pubblico qua è positivo. Allora continuiamo ad andare avanti. Però mi sa che ti devo muovere qui, fino a qua, per poi andare più lontano possibile sperando di non attraversare il territorio dei nani. Cioè, per ora non voglio proprio farla arrabbiare. All hail, Honedrat.
Dobbiamo provarla così. Qua c'è una città, loro probabilmente staranno tornando indietro, noi ci mettiamo in questo punto. E il prossimo punto possiamo, prossimo turno possiamo attaccare questa città senza grossi problemi. E questo dovrebbe essere tutto per quanto riguarda i nostri eserciti. Siamo ancora lontani dal vedere il surplus, 9 turni. Porca vacca. Potremmo metterci un nido. I nidi hanno delle stanze apposite per i piccoli, forti e speciali per evitare che questi ultimi siano divorati dai loro voraci fratelli o addirittura dai loro genitori. Attenzione. Sebbene alcune allevatrici siano lodate, come quelle che generano i ratti d'assalto o altri esemplari della casta superiori, la maggior parte di loro è tenuta in pozzi sudici. Quindi le donne nella nostra società non hanno un destino felice. Ok, qua direi che dobbiamo costruire. Quindi cambiamo editto. E il prossimo turno ci concentriamo su questo. Quindi teniamo tutti i poldi, i soldi per questo qui. Qua l'ordine pubblico. Va bene ancora questo editto, qua lo cambiamo. Qua potrei far così. Qua sei turni non cambia niente, poi comunque non c'è l'editto. Ordine pubblico più zero, perfetto quindi. 4 turni in surplus, no, lasciamo questo editto. Potrei far questo. Così possiamo mettere l'ossidiana alle nostre spade e attaccare gli estranei, visto che qua c'è Castel Granito. Ci starebbe anche. Quindi questo è Castel Granito e questa qua è, come si chiama, l'isola del drago. Me l'avete detto nei primi episodi, non mi ricordo più. Potremmo far così. Aumenta un po' l'integrità. No. Non so per quanto tempo continuerò a commerciare. Comunque tieni questo editto che va benissimo. Spostati. E siamo tornati qua. Va bene questo editto. Perché voglio potenziare questa. Mancano 11 turni a surplus in questa maniera però. Forse è il caso di distruggere questo. E facciamo questo qui. Ok, va bene. Allora, sì, quando attaccheremo a nord, metteremo tutti gli eserciti qua in questa zona, reclutiamo il nuovo tipo di unità e poi ci spostiamo a nord. Questo sarà quello che dovremo fare. Allora, non voglio costruire, non voglio costruire, non voglio costruire. Cambio turno. Il cibo ovviamente sotto zero. Tratto acquisito intraprendenza. Perché sono stato tanto tempo sottoterra, probabilmente. Guerra tra nani e conti vampiro. Speriamo che i conti vampiro prevalgano. O comunque siano a un livello decente. Non si sono visti gli ultimi difensori, quindi quella città lì, questa qua, adesso ce la pappiamo tranquillamente. Vediamo un po' cosa fa questo, ci potrebbe attaccare la città. E invece no, perché non mi sono messo in imboscata. No, ma non l'ha preso perché ci è passato di fianco. Comunque il mare noi non possiamo prenderlo. Perché in una battaglia navale non abbiamo speranze. Questa è la grandissima pecca di sto gioco, di sicuro sulle battaglie. Tutto sommato, se consideriamo un po'. Fantastico, disciplina delle battaglie nelle vie sotterranee, ottimo. E velocità di reintegro, fantastico. Difesa dei ratti schiavi. Bonus carica, mantenimento. No, ma cioè non ha senso farlo ora. Facciamo questo. Potrei fare anche questo, ma no.
Voglio far passare così tanto tempo prima di reclutare qualcuno. Facciamo questo, va. Cioè, di sicuro non lo recluto in 4 turni, ma magari in 14 sì. Quindi. Ok. Come funziona qui? Ah, niente, abbiamo il ferro, noi lo commerciamo, non ci interessa, non abbiamo. Va bene, quindi abbiamo anche il ferro. Quindi guadagniamo ancora di più dal trade. 900, accidenti. Abbiamo un nuovo seguace. Forza dell'arma nel combattimento contro gli uomini lucertola. Allora, adesso per te non vuol dire niente, però va bene. Vittoria contro gli uomini lucertola. Certo, ne hai fatti fuori un bel po' da solo. Ci sono le gemme, la mia. Li voglio io. Hai perso. Hanno rotto l'assedio qua. E c'è pure il legno. E qua ci sono le spezie. Comunque i cosi orchi, secondo me, ogre, scusate, li mettono in questa zona. Cioè, vedete che qua la mappa è fatta. Quindi vuol dire che qua ci metteranno qualcuno. Mentre qua è la zona della rabbia, questo dei territori dei sepolcri, in teoria qua ci stanno gli ogre. C'è pure un mare in comune, insomma, ci può stare. Ci può stare. Quello che mi dispiace è che secondo me potevano fare davvero qua un pochino piccolo il tutto. E di conseguenza farci stare tutto quanto. O farlo davvero più grosso. O comunque, insomma, fare in modo che ci fosse l'acqua anche sotto. Perché che cacchio vuol dire sta riga? Non vuol dire assolutamente nulla. Va bene che magari non fai andare sull'Oceano Pacifico, perché la strada è lunghissima, quello che vuoi. Ma arrivare fino in fondo qua ci stava, eh. Cioè, dovevano mettere la costa ovunque, tutto circondato d'acqua, secondo me. E fare le battaglie navali. Lì sarebbe stato davvero un gioco definitivo. Cioè, il Total War definitivo. Poi la gente preferisce quello storico, un altro discorso ancora, ma comunque sarebbe stato davvero un bellissimo. Cioè, sarebbe stato davvero fa ben fatto, insomma. Qua facciamo costi di reclutamento. Ora qui così. Meno 6%. Cioè, fammi capire, tu non sei capace di togliere la cosa vampirica. Devo per forza farlo io. Comunque, ora ci siamo esposti un pochino, perché loro da sud potrebbero entrare da qua. Quindi se avanziamo troppo abbiamo bisogno di un'altra truppa. Quindi forse questa tech non è poi così buttata. Ora reclutare qualcun altro. Io posso farlo e non l'ho ancora fatto. Reclutiamo uno di questi. Allora, questo qua ha forza, tocco corpo a corpo, forza dell'arma. Tu non saresti in combattente se sei un mago. Danni penetranti, attacco corpo a corpo. Che cacchio. Allora, lui mi piace di più. Armatura, attacco corpo a corpo, forza dell'arma più 5%. Danni penetranti, però. Quindi potresti essere utile contro unità con armatura. Tanto, nel senso. Tu di armatura già quanto hai? Non lo possiamo sapere. C'è modo di saperlo. No, dai, reclutiamone uno. Danni penetranti. Allora, in teoria io lo vorrei dentro il mio esercito, però lui potrebbe essere forte anche fuori. Dentro l'esercito mi aumentano la mobilità e non possiamo non averlo. E poi può fare il fulmine del warp. Furtivo, scaltro, addestramento, riduzione del tempo di carica per l'artiglieria nell'esercito dell'eroe. Questo qua potrebbe essere meno utile. Oddio, se lo mettiamo al massimo sparano a raffica. Possibilità di azione più 1%. Mi fai, cioè, più 6%. Blocca esercito. Sono tutti singoli, che figata. Allora, questo qua va bene dentro l'esercito. Aumenta la velocità di movimento, capacità di movimento aumentata. Ma per anche l'esercito o solo per te?
Assisti esercito, aumenta la capacità di movimento nell'esercito. C'è scritto, basta leggere. Poi, aumenta le entrate. Azione, aumenta le entrate del 2%. Le può aumentare del 6%. Disponibile a livello 10. Effetto locale. Ruba tecnologia. Può essere utile. Aumenta la velocità del 10%. Beh, in realtà siamo già messi bene con le tech. Azione, ferisci. Io penso lo metteremo nell'esercito. Ora, quanti ne posso reclutare di questi? Uno di uno. Quindi devo aumentare il mio numero di stregoni ingegneri. Comunque questo ci serviva proprio, Sorcerer, inventor, yes. Move again soon. Va bene, tocca a Quick. Allora, Quick può arrivare fin qui. No, non mi interessa. Quick arriva fin qui. E il prossimo turno arriverai fin qua. Benissimo. Lui torna indietro, quindi tu ti muovi ancora dentro il tunnel qui. Ottimo. E abbiamo fatto tutto. Abbiamo 8000, quindi ora è il turno di potenziare questi. E mettiamo l'oro. Poi mettiamo l'aumento dell'oro. Mettiamo l'aumento della campana. No, perché costa troppo. Mettiamo l'aumento di questo. E costruiamo. Niente. Abbiamo finito i soldi, quindi. Va benissimo, però. Molto bene, guadagneremo un sacco. Non c'è nessuno che vuole i nostri soldi. 1200 se li potessimo commerciare con i nani, mamma mia. No, non devi non volermi bene. Dammi i soldi. Ah. Va bene, dai. Stiamo riuscendo a mettere insieme un bel esercito. Io volevo controllare una cosa che poi non ho fatto. Se recluto uno, aumenti i costi di. Perché solo così poco? Davvero? Come mai? Diceva 2000 qualche turno fa. Allora tanto vale reclutarne qualcuno. Non reclutiamo questi. Reclutiamo uno di questi, uno 6, chi se ne frega. Non uno stregone della rovina. Questo qua, denti affilati, non mi piace proprio. Determinazione. Tributo immune alla psicologia, aumenta la disciplina di 3. Trap. It's a trap. Potremmo far così, eh. Però voglio questi qua. Cioè, secondo me sono più forti e ci evitano il fatto di dover reclutare il prete della peste che per ora non posso ancora prendere. Va bene, direi di fare cambio turno. Tocca ai nani. Speriamo che i conti vampiro reggano l'impatto. Questa zona qua è diventata si può fondare. Non c'è nessuno. Proprietario rovine. Beh, forse non dovevo ridere così tanto. Che cacchio di esercito è? Mi avete visto? In totale saranno tipo 100 unità. Nel senso che sono poche. Signor. Non preoccuparti, voglio solo fare il salto. Ah, tornate a nord, eh? Sì, ma tanto adesso faccio il salto con Quick. Voglio vedere poi voi. Io francamente sti qua della Bretonia me li tengo anche amici. Vediamo un po' questo che fa. Attenzione che però. No, ok, era lì. Però sembra che le forze siano nel sud, eh. Cioè, scusate, le forze siano del nord. Missione fallita. Va bene. Non abbiamo cibo, ne prendiamo 20 a turno. Ottimo. E dai, no.
Forse potevo mettermi al posto che qui e avremmo evitato questa cosa. Peccato. Sconfinamenti, meno 10. Vabbè. Comunque, siamo un tiro di schioppo dal palazzo del mago. Queste città qua, ragazzi, probabilmente conviene distruggerle. Poi questi nani diventano più forti perché gli abbiamo fatto noi il lavoro, però, eh. Allora, qua stavolta invece voglio provare a fare così. Serve il 25%. Eh no, anche volendo non ci saremmo potuti muovere diversamente. Comunque stanno facendo sprecare questo esercito che è overpower per fare trick e ballacche in continuazione. D'altronde però quella città qua non la voglio perdere. No, qua non voglio potenziare niente. Qua questa struttura qui dentro nella città principale è probabilmente da togliere. Voglio potenziare questo. E ci sei tu. Allora. Questo esercito, signori, ha 143, cosa? Come fanno ad essere 143? Sono 160, più di noi. Fischio, corte di scicchi. Poi ci sono questi. Niente, aspettiamo, se mi attaccano in due lasciamo perdere la città. Per ora non ci investiamo niente. Direi che va bene così. Potrei tipo uscire e razziare, ma non avrebbe senso. No, stiamo lì e basta. Con la gente, se avessi più informazioni qua mi potrei muovere, ma sarebbe un rischio troppo elevato farlo adesso. Niente, nessuno vuole commerciare con me. Solo perché sono piccolo e peloso. Aspetta ancora a reclutare un nuovo esercito. Perché comunque un nuovo esercito mi costerebbe 1000 di base. E poi un esercito tipo questo costa 3600. Quindi praticamente andrei sotto di 500. Aspettiamo ancora un po'. Pompiamo bene le città nuove a est. A ovest, scusate. E poi vediamo il da farsi. Adesso quella guerra con quella roba lì di Bretagna vorrei chiuderla prima possibile, razziando il più possibile, così poi mi posso concentrare da questa parte. Beh, bella visuale, è davvero una roccia fantastica, una montagna incredibile, non mi sarei mai aspettato di vedere qualcosa di così bello. Ok, tocca a loro. Cavalieri della Fiamma che vanno dentro al palazzo del Mago Califfo, probabilmente. E qua? Non tornano indietro, attenzione. Potrebbero attaccarmi. Che palle! Io non li posso attaccare in acqua perché il gioco mi fa perdere. Però si mettono lì davanti e io non posso farci niente. Vabbè, dovremmo far pace con questi. Va bene. Tanto non hai più la città che mi interessava. E poi ti tradirò dopo. Però possiamo commerciare un po'. Appena confiniamo, insomma. Confederazione, aia, questi sono diventati ancora più grossi. Bassa lealtà. Grado di forza 1, ecco, lo sapevo. Chi potrebbe essere in cima alla classifica in una partita di Gallows su tutta la World Warhammer se non questi beniamati nani del cacchio?
Comunque, perché sei diventato giallo addirittura? Perché ti ho fatto fare un turno senza attaccare? Scusami. Potrebbero attaccarmi in due, non lo so. Pericolosa questa cosa. Dai, ma che cacchio è? You disonor me, vuoi andare lì? Vabbè. Vediamo di portare questi qua a una pace rapida. Quanta gente c'è dentro il palazzo del califfo? Un po' di gente. Poi c'è un esercito con la folla di popolani e dei lancieri. Però hanno anche cavalieri del Graal che sono fortissimi. Vediamo se vogliono far pace. Vogliono di brutto far pace. Allora, volendo possiamo far pace. Così ci liberiamo di questo tizio. Però ora che è qui, che è di qua. Tanto francamente qua non c'è niente che mi interessa. Cioè ho le spezie, le trovo anche dall'altra parte. E poi in realtà questi qua non li voglio attaccare. Ho questi che non sono male. Questa zona qua non è affatto male. Ma ci pensiamo più avanti. Quindi io penso che o attacchiamo questo giusto per... O facciamo pace e ce ne andiamo. Prendiamo e migriamo verso questi territori di qui. Questa frontiera la lascio sguarnita. Lascerò magari uno più indietro di un altro. Però, ragazzi, secondo me questa guerra non ha senso. Facciamo pace. Sarebbe davvero bello poterti imporre un tratto commerciale. Modesta. Ok. Armored in fit. Whether chivalrous or not, I will. Sì, va bene, smettila di urlare che mi dai fastidio. What? You dare. C'è possibilità di far niente con nessuno qui. No, non posso lasciare il fronte sguarnito, ma Quick torna a casa. Quick torna a casa. E anche tu ti potresti allontanare da sto posto. Allora, stai qua ancora un turno. Anzi. No, non c'è più il relitto. C'era un relitto qua. Quindi ce l'hanno rubato, passandoci di fianco. Accidenti. Accidenti, allora. E sì, l'unico da muoversi tu. Ma ti potrei lasciare anche un turno qua così, eh? Questa città da sola un po' di soldi ce li dà. Non è che sia il massimo avere una città condivisa con altri, ma almeno per ora stiamo facendo aumentare la corruzione Skaven e qua l'ordine pubblico è in realtà abbastanza positivo. La presenza militare dà tutto, però. Agricoltà, tasse 20, cibo. Allora no, stai ancora un turno qua dentro te. Qua aspettiamo perché voglio potenziare quello, ben detto. Qua quante cose sto facendo? Potremmo fare anche qua questo. Cioè, potenziamo questo di qui.
Così abbiamo in questa regione e in questa regione quella struttura, in questa qua quell'altra. Così dovrebbe bastare. Non so più cosa fare in questa città. Faremo di sicuro questa. Magari qui facciamo un'altra struttura di quel tipo. No, va bene, dai, facciamo l'ultimo cambio turno per vedere cosa succede qui. Però almeno abbiamo fatto pace dall'altra parte. E se riuscissimo a confinare con questi non sarebbe neanche troppo male, eh? Così possiamo commerciare. E guadagniamo un bel po' dal commercio. Vediamo un po' se ci attaccano. In quel caso faccio un salvataggio rapido e interrompiamo quella partita. Tocca ancora agli elfi, eccoli. Intanto muovono questo Shinky. Ce l'ha ferito. No! Il mio agente! Cioè, io non ho un agente da tutta la partita, appena ce l'ho me lo ammazzano. Tornatevene a casa. Ciao. Ora io spero di potermene andare, perché se questi qua continuano a fare cip e chop e mi dichiarano guerra un turno sì e l'altro pure, non può andare molto avanti la faccenda. Mi hanno ucciso il mio agente, dai. Peccato davvero. Stato ferito. Quindi tornerà disponibile quando? Un affare brutale. Fammelo leggere. Fammelo leggere. Danni causati dalle armi 20. Va bene. Quindi fra quanti turni puoi tornare? Fra 4 turni. Va bene. Ci salutiamo qua, ragazzi. Fatemi sapere se questo episodio vi è piaciuto o meno. Qua sappiamo che ci sono altri tipo 3 di questi. Sì, perché erano 5 e questi erano 6. Esatto, quindi sappiamo come è fatto questo esercito. Non so se questo qua è l'esercito adatto ad attaccarlo. Abbiamo un bel po' di lance. Però penso che un'unità di lance non vinca contro un'unità di questi. Così a occhio, non ne sono sicuro. Dai, ci salutiamo qua, guadagniamo un bel po', quindi fra un po' possiamo permetterci davvero un nuovo esercito. Tu salta qua dentro e adesso vediamo un po' di muovere la gente in giro. Ci salutiamo qua ragazzi e ci vediamo nel prossimo episodio. GG a tutti.